dal cielo lo vedrai. Perché nel cielo il sole brilla ogni mattina e la speranza nel tuo cuore resterà. Fatti, mi spieghi che voleva dire Antonella? Niente! Non voleva dire assolutamente niente! Non credo proprio, perché ha appena affermato che tu sei lei e lei sei tu. Insomma, quella che dovrebbe essere lei sei tu e che quella che dovresti essere anch'io. Tu... Possibile che ancora non abbiate capito che è una bugiarda patentata? È ovvio che quella che ha appena detto è soltanto un'altra delle sue invenzioni. Antonella, per favore, vuoi spiegarmi perché hai inventato una simile sciocchezza? Non rivolgerti così alla mia bambina, eh? Fai, dormi, parla. Puoi essere un po' più gentile anche tu. Forza, Antonella, spiegaci che volevi dire. Ti ascoltiamo. No, mi dispiace, è meglio se di questa faccenda ne parliamo io e lei da sole. Potete scusarci, grazie. Vieni con me, tu. Ma dico, ti rendi conto del guaio in cui ci stavi per cacciare? Basta, calmati. Vediamo se ti faccio capire la situazione. Io te l'ho già spiegato, ma è evidente che non hai capito nulla. Adesso basta. Voglio che mi diciate subito che sta succedendo. Non so come spiegartelo, Gonzalo, ma il dolore che provo è così, così grande che... No, Giusy. Per favore, non piangere. Mi fa troppo male vederti così. Anche perché mi sento impotente. Vorrei farti stare meglio, ma non so proprio in che modo. Beh, se ci pensi, in fondo me lo merito. No, perché mai dovresti meritartelo? Neanche per sogno, no? Sì, me lo merito. Perché ho scelto male. Ed è risaputo che le scelte sbagliate prima o poi si pagano. Giusy, se vuoi il mio parere, sei ancora in tempo per scegliere. Ma sì, ma non stare ad aspettarmi. Temo che ci metterò un bel po' per riprendermi da quello che è successo. E tu sei già fin troppo carino a perdere il tuo tempo con me. Aspetta, stop. Fammi capire bene cos'è questa storia che sono troppo carino. Beh, è vero, obiettivamente sei molto carino, sì. Dimmelo di nuovo, per favore, dimmelo un'altra volta. Mi sento già molto meglio. Giusy, voglio essere tuo amico. Perché è questo che fanno gli amici. Ti fanno ridere e sentire bene. Voglio essere il tuo migliore amico. Direi di no anche a questo. No, questo dico di sì. Stregone di tutto il mondo, vi sto chiamando. Se mi sentite, rispondetemi. Mi serve aiuto, vi prego. Un incantesimo da sistemare con una certa urgenza. Mandatemi un segnale. Salve. Oh, è lei, che piacere sentirla. Ascolta. Fa molta attenzione a quello che ti dirò, perché non ho molto tempo. Per tornare ognuna nel proprio corpo, le ragazze devono rimanere una notte completamente sole, senza contatti col mondo esterno, nella casa delle ombre. Intende quella casa abbandonata vicino al fiume? Sì, esatto. Ma è un luogo molto pericoloso. Io davvero non so cos'hai nella tua testolina. Per favore, basta adesso. Smettila di pegnocolare. Credo che possiamo parlare anche senza gridare. Ragazze, io so che sta succedendo qualcosa. Qualcosa di serio. Però non so cosa. Quindi per favore spiegatemelo. Sì. Sì, cosa? Poco fa ho detto una bugia. È solo mia la colpa. È vero quello che ha detto Patty. Sono una bugiarda. Mi dispiace. Va bene, Antonella. Tranquilla. Scusa. Antonella si comporta in modo molto strano. Sì, scusami, Leandro, ma non mi interessa. L'unica cosa che mi interessa è portare Patty a parlare con il terapeuta. No! Non c'è motivo, non ho niente da dire al terapeuta. Invece devi dirgli molte cose, di Bruno, di Guido, gli argomenti sì. Non si mancano. Oh, quanto sei pesante! Non parlarmi in questo modo, ti ho chiesto di non parlarmi così. No, non cammina, coraggio! Lo facciamo per il tuo bene. Come se possiamo? Fermi, poche storie, muoviti! Terapeuta, lasciami!
Smettila di fare i capricci. Guarda che mi arrabbio stavolta, eh. Yo no me animo a hablarte cuando te veo pasar, yeah. Y prefiero no mirarte ni para disimular. Me estoy muriendo de pena por no poderte besar. Me gustaría que sepas que no te quise hacer mal. Quería un poco más, caricias, abrazos, algo más. Yo solo quería un po'. Basta, basta, non si può andare avanti così. Si può sapere che vi prende, ragazzi? Avete una faccia da funerale. Ah, magnifico. Sembra che qui a nessuno importi di Giusy, eh? La smetti di fare questi discorsi. Io Guido lo capisco, perché mi è successa la stessa cosa. Non smetto di pensare a Giusy neanche un attimo. E io non smetto di pensare a Pia. E io a Guadalupe, che per di più mi ha lasciato e non mi parla, anche se vive a casa mia. Beh, anch'io continuo a pensare a Caterina. E tu? Pensi a qualcuna? Sì, alla ragazza che vorrei. Cioè Giusy. Ho indovinato. Ciao, siamo venute a prenderti. Abbiamo preparato un programma fenomenale. Un pomeriggio intero all'aria aperta. Prendiamo il sole, passeggiamo, corriamo. Ragazze, vi ringrazio per il pensiero. Ma la vita va avanti, continua. Non per me, Tamara. O almeno non nella stessa maniera. Scusate, non sono dell'umore giusto per venire. E quindi che vuoi fare? Non lo so. Resterò a casa a pensare. Ho bisogno di stare da sola, scusatemi. Va bene, se vuoi stare da sola ne hai pieno diritto. Ma prima, per farmi stare tranquilla, mi devi fare almeno un sorriso. Smettila, Tamara. Ti vogliamo vedere serena, Giusy, fa uno sforzo. È che proprio non sono serena in questo momento, Sol. Devi fare uno sforzo per noi, dai, un sorrisetto piccolino, uno solo. Così può andare oppure no? Sì, però io ho un'idea migliore. Quale? Dai, un altro sorriso, puoi farcela. Todos nos miren cuando vamos por la calle. Si estamos juntas, hay música en el aire. Tenemos ritmo en el alma y en el corazón. Solo queremos disfrutar este momento. Las populares son un sentimiento, una manera de vivir, una pasión, una pasión. Scusatemi, ragazze, ma questa canzone è tutta una bugia. Dove sono le popolari unite? Patty ha rovinato tutto quanto. Sembrerà strano, ma non è difficile da capire. È come se... Non potessi fermarmi e non ho potuto. Io voglio essere come Antonella. Essere come chi, scusa? Oh, non mi pare il caso di farne un dramma, Eleandro. È normale che io abbia voglia di cambiare, di evolvermi. Per te assomigliare ad Antonella vuol dire evolversi? È ovvio, no? Sono passata da essere una ragazza completamente insignificante a una ragazza fantastica, bella come il sole. Non voglio essere una loser. Voglio essere come Antonella. Io voglio essere Patty, mamma. Che divertente. Dimmi che è uno scherzo e ci faremo una bella risata insieme, dai, dimmi. Mi dispiace, mamma, lo scherzo per niente. Quello che provo è un sentimento molto forte. È un qualcosa che mi viene da dentro. Non si possono fare cattiverie per tutta la vita, non ne posso più. Ah, no? E allora che si dovrebbe fare? Non lo so, mamma, credo che si debba essere buoni, gentili, generosi, che sia giusto comportarsi bene con chi si avvicina. Sai, mi piacerebbe molto essere parte di una famiglia. Ma come? Antonella, tu fai parte di una famiglia, ahimè, che sono tua madre, hai un fratello. Non capisci, io mi riferivo a un'altra cosa. Volevo dire che vorrei avere una famiglia sul serio. Tesoro, io sono la tua mamma, ormai ti conosco bene. Tu sei sempre stata una ragazzina molto, molto felice. Non avevo idea che ti sentissi insignificante. Non ne avevi idea, mamma? Ma con quelle trecce, quegli occhiali enormi e quell'apparecchio, mi pare ovvio che non potessi sentirmi una vincente, no? E poi, più che un essere umano, con quei vestiti colorati, quegli stracci, sembrava uno spaventafasse. Guarda che la tua mamma vive per te e ti adora. Non puoi mortificarla in questo modo, pazzi. Lasciala fare, Leandro. È evidente che si tiene dentro delle cose da troppo tempo. Quei vestiti che mi fai sono orribili e tu niente, continui a farmi. Basta, basta. Non ti permetto di parlare così a tua madre. Smettila subito. Io voglio una famiglia sul serio.
Voglio una famiglia come quella che ha Patty. Con Carmen, con Leandro, con il fratellino e con il cagnolino. Come sarebbe il cagnolino, tesoro? Tu hai sempre detestato i cani. Sei tu quella che li ha sempre detestati, mamma. Sì. E poi mi piacerebbe tanto avere delle amiche, amiche vere. Come Josie, come Tamara o come Sol. Oh, non è vero, non è vero. Io puoi ascoltare tua madre? Guarda che sto parlando con te. Non azzardarti a prendere in giro tua madre. Anzi, la cosa migliore sarebbe se rimanessi da solo con Patty per parlare in tutta tranquillità, d'accordo? No! Io non sono d'accordo per niente, capito? Fra l'altro non ho niente di cui parlare con lei. E poi ho già preso la mia decisione. Io voglio essere Antonella the Best! Non ho la febbre, come devo dirtelo? Quello che ti dico è la pura verità. Non ti agitare. Ah, dottore, meno male che è arrivato, sono tanto preoccupata. Siamo di fronte a un caso disperato. Questa è Antonella, mia figlia, e dice che... che vuole diventare buona. Sì, buona come Patty. Josie, sei proprio sicura che non vuoi venire con noi? Sì, sono sicura. Come vuoi. Allora ci fermeremo noi da te? No, no, davvero. Preferisco stare da sola. Non è per voi, ma preferisco stare da sola. Sicura? Certo, non me la rendete ancora più difficile. Forza, datemi un bacio e andatevi a divertire anche per me, ok? Vi voglio bene. Anche noi a te. Andate. Sicura? Sì, sicura. Andiamo, Sol, è inutile insistere. Popolari unite non saranno mai battute. Bella braccio. Guido. Sì. Esci subito dalla mia stanza. No, non me ne andrò finché non mi avrai ascoltato. Ascoltato? Quali sciocchezze hai intenzione di dirmi ancora? Giusy, te lo chiedo per favore, d'accordo? Che succede? Gonzalo ti ha già messo contro di me. Oltre a tradirmi, ti prendi anche gioco di me, bravo. Guido, ti ho visto. Ti ho visto coi miei occhi baciare la mia migliore amica. Cioè, quella che ritenevo la mia migliore amica. Purtroppo si è rivelata una bugiarda esattamente come te. E ora vattene, Guido, per favore. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti propongo una cosa. Telefoniamo a Patty. A che scopo? Per continuare ad umiliarmi? No, 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 no. Voglio tenderle una trappola. Voglio che dica la verità. E che tu sia presente. Così potrai ascoltarla e renderti conto che ho ragione. Sei patetico, Guido. Potresti avere almeno il coraggio di ammettere quello che hai fatto. E invece no. Continui ad affermare di essere innocente. Mi fai pena, sai. E ora vattene. Josie. No, Josie, niente. Esci di qui. Josie, io voglio solo che tu capisca. Sta tranquillo, ho capito tutto quello che dovevo capire. Ti assicuro che, anche se mi costerà giorni e giorni di lacrime, cancellerò te e Patty dalla mia mente e dal mio cuore per sempre. E ora, per favore, esci! Vattene, esci di qui! Sì, lo ammetto, Bruno, le voglio bene. E allora? Lo so che ti piace Giusy, ti è sempre piaciuta, non è una novità. Fra l'altro non capisco il tuo comportamento. Ti metti a fare l'amicone con Guido invece di stare dalla mia parte. Tu sei mio fratello, non suo fratello. Com'è che siete così? Aspetta, ma cosa mi dici? Io che faccio l'amicone con Guido? Guarda che quella che ha scelto Guido è stata Giusy, non certo io. E poi la colpa di tutto è di Patty. Guarda che ha combinato. Non capisco perché l'ha fatto, non me l'aspettavo da lei. Ti posso dire quello che penso? Sì, certo. Patty si è tolta la parrucca, i denti, le trecce e gli occhiali. E da allora a te, a Guido, Patty piace. Che cosa dici, mi piace? È la verità. Se pensi questo, allora sei proprio fuori strada, Gonzalo. Mi dispiace dirtelo. Non sono affatto fuori strada. Rispondimi e dimmi la verità. Ti piace o non ti piace? Chi? Come chi? Patty, Bruno. Vuoi che ti dica la verità? Sì. Bene, te la dirò. Mi sembra che tu voglia convincere tutti e soprattutto convincere te stesso che Guido è colpevole. Perché in fondo ti conviene. Ma sai una cosa? Se continuerai a fare lo schiavetto di Giusy, ti andrà a finire molto male perché ti userà e poi ti butterà. Ricorda le mie parole, fratellino.
Ricordatele bene. È tutto il giorno che aspetto e non mi ha mandato neanche un messaggino, niente. Chi? Antonella, controllo, spero di trovare qualcosa, invece niente. Antonella, tu ti lamenti di Antonella, ma a me non manda messaggi e non mi chiama né Bianca, né Antonella, né un produttore. Non mi ha lasciato un messaggio un produttore. Perché mi cancellate i messaggi? Voi mi cancellate i messaggi? Perché mi cancellate i messaggi, Dorina? Amore, io non ti cancello i messaggi, tesoro. È da quelli che dipende il nostro futuro. Ti prego, fammi questo favore. Devi tenermi lo studio di registrazione e non farlo occupare da nessuno. Io prima o poi quella ragazzina la rivedrò e appena la incontrerò la farò incidere. No, fammi parlare. Scusa, ti chiamo fra poco. Antonella, tu vuoi farmi venire un colpo? Per fortuna che sei arrivata, non sai da quanto tempo ti cerco. Siamo disperati, abbiamo la registrazione in sospeso. Mi dispiace, Pedro, ma non è il momento adatto per parlare della mia carriera. Che stai dicendo? No, scusami, come non vuoi parlare della tua carriera? Che succede? Ecco, quello che succede di preciso è che la mia adorabile figlia, Antonella... Vuole essere come padre! Sì, certo, Bianca, è ovvio che Antonella desideri essere come lei. Ne ho sempre avuto il sospetto, sai? Sì, fin dal primo momento pensavo che provassi ammirazione per Patty. Pedro, lei davvero pensa questo di me? Sì, e ne ho appena avuto la conferma. Ci sarà un motivo se ti sei preoccupata che Patty non avesse il suo disco, e sai qual è? Il motivo è che tu hai paura di Patty, Antonella. Che sia ben chiaro, tu puoi pensarla come vuoi, ma sappi che non accetterò mai che tu voglia somigliare ad Antonella. Non lo accetterò mai. Ah, no? E che avresti intenzione di fare per farmi capire? Aspettate, fermi, ascoltami un attimo, tesoro. Che ascoltami. C'è? Tu puoi fare tutto quello che vuoi, capito? Puoi cambiare il tuo aspetto, il modo di comportarti, sì. Puoi cambiare tutto. Ma non puoi pretendere di diventare un'altra persona, a meno che mai Antonella. Tu sei una ragazza, come dire, fantastica, sì. Buona, dal cuore puro, hai una voce bellissima. Esatto. Sei leale, hai tutte le migliori qualità, quindi sì. Non puoi essere come Antonella, che è cattiva, egoista e che se può ti una tradisce come lei, alla non prima credo occasione. Abbia molte persone vicino, deve essere sola, molto sola. Ma per favore, non è affatto sola, è piena di amiche. Amiche? O povere ragazze sottomesse. Sì, su questo tuo padre ha ragione. Antonella, insomma, come dire, è cresciuta da sola. Bianca l'ha educata come ha potuto. Non voglio giudicarla, ma senza neanche un padre. Non ha avuto certo una famiglia come quella che hai avuto tu. Sì, ammetto che su questo avete ragione. Non ha avuto fortuna con la famiglia. Ma fino adesso... Non importa, non preoccupatevi, ok? So quello che faccio. No, Patty, aspetta. Si può sapere dove vai, tesoro? Che brutta abitudine, dice qualcosa, ci lascia in sospeso e se ne va. Io davvero non la capisco. Patty e Antonella, dopo essermi informata sul vostro caso, credo di aver trovato la soluzione affinché ognuna di voi due possa rientrare nel proprio corpo, tornando così ad essere quello che siete sempre state. Mi rendo perfettamente conto che non sarà affatto facile, però questa è l'unica opportunità che vi resta. Josie sarà triste per questa storia, immagino. Sì, ha il cuore a pezzi. È incredibile che Patty sia così cambiata, che abbia fatto quello che ha fatto. Ancora faccio fatica a crederci. Guarda, l'unica cosa che spero che accada è che Patty torni a essere quella di sempre. Già. Andiamo? Andiamo. Fatto. Speriamo che sia come dice la strega. Credo di aver trovato la soluzione affinché ognuna di voi due possa rientrare nel proprio corpo, tornando così ad essere quello che siete sempre state. Ciò che dovete fare è recarvi nella casa delle ombre. Mi rendo perfettamente conto che non sarà affatto facile, però l'unica opportunità che avete è questa. Se accettate la sfida, vi allego una mappa perché possiate stamparla. In essa ci sono scritte tutte le indicazioni. Ciao, principessa. Come stai? Cerco di tirare avanti. Posso sedermi con te? Come no? Siediti pure. Ti ringrazio. Ma che ci fai qui? Non dovresti essere alle prove? Sì, ma
In realtà sì, però le cose con il gruppo si stanno un pochino complicando. Perché? E... cosa è successo? Ecco, una serie di questioni per cui... Va bene, se non vuoi raccontarmi nulla, non dirmi nulla. Puoi arrivarci anche da sola. Non mi verrai a dire che Bruno e Guido stanno litigando per Patty? Lo sai che ti dico? Cosa? Che io, Gonzalo Molina, ti invito ufficialmente a fare un giro sul mio motorino. Cosa ne dici? Così almeno ti svaghi un po', no? Dico di sì. Sì? Magari mi aiuta a pensare ad altro. Bene. Andiamo? All'improvviso tutto si è complicato. Per me tutta questa negatività è dovuta allo scompiglio che ha creato Patty. Ma mi stai ascoltando o no? Sì, perché? No, scusa, non mi pareva. Ho la sensazione che non ti interessi quello che ti racconto. No, non è questo. È che mentre tu parli di quella faccenda, io penso a tutti i problemi che devo risolvere. Ah, sì? Per esempio quali? Beh, per esempio, vorrei riprendere gli studi. Poi dovrei trovare un lavoro per potermeli pagare. E cosa fondamentale, trovare un posto dove vivere. Perché lo sai che non voglio tornare in Spagna? Ma te l'ho già detto che non devi tornare in Spagna e che puoi restare qui da me. No, 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 Fabio. Non voglio fare ancora l'inquilina di lusso in casa tua. Beh, non sapevo che ti sentissi così. Non mi stupisce affatto. Come al solito i tuoi problemi col tuo gruppetto sono sempre più importanti dei miei. Che vuoi che ti dica, Fabio? Per me ha ragione lei. Le interessa relativamente la storia del gruppo, con tutte le cose che ha per la testa. È logico. Ma io non volevo offenderla. L'unica cosa che volevo fare era parlarle... Dei tuoi problemi, ho indovinato? E allora che c'è di male? Io ho dei problemi come tutte le persone. Ma non per questo non mi preoccupo di ciò che succede agli altri, come a te. Cioè, che succederebbe a me? Parlo della tua storia con Patty. Patty che provoca Guido e poi provoca anche Bruno. Solo per farti ingelosire, e a quanto pare c'è riuscita. Ma che stai dicendo? Senti, Mattias, io sono convinto che i ragazzi dicano la verità. Per me loro non c'entrano niente. È stato tutto un piano di Patty. Un piano? Ma a che scopo? Per farti ingelosire, non capisci? Ricordi quella volta che all'improvviso si è avvicinata a Lucas e l'ha baciato? Sì, mi ricordo, ma quella volta era diverso, Fabio. Ah, sì? Sì, perché baciare Lucas faceva parte di un piano di Giusy, ma stavolta Patty ha tradito Giusy. Già, hai ragione. E poi, non sai come Patty l'ha affrontata dopo. E non immagini com'era contenta quando Giusy è andata da Guido e lo ha schiaffeggiato. Ho paura che la Patty a cui volevo bene non esista più. L'hai ricevuta l'email? Sì. Non mi verrai a dire che hai paura di andare in quella casa? Sì. Sì, ho molta paura. Ti pareva? Proprio come te. Oh. Con la differenza che io quando ho paura non mi vergogno ad ammetterlo. Perché tu, oltre ad avere paura di quella casa, hai paura di me, non negarlo, Antonella. Paura di te, per favore. Ho dovuto sopportare le sciocchezze di quella specie di dottore oggi, quindi non ho voglia di perdere altro tempo ad ascoltare anche le tue. Credi che abbia paura di te? Non ho mai sentito niente di più assurdo. Sì, paura di me. Paura o insicurezza. Non so come chiamarla. Perché sei stata tu a dire a Pedro di non farmi fare il disco. Oltre a essere una cattiveria, è anche paura. O no? Fa come vuoi. Non ascoltarmi, che mi importa? Aspetta, Patty. Ok, va bene. Tu credi pure quello che vuoi. Ma ora pensiamo a cose più importanti, cioè a come fare affinché le nostre personalità tornino al loro posto. Non c'è molto da pensare, Antonella. Io sono disposta ad andare anche in capo al mondo se sarà necessario. Lo farei anch'io, cosa credi? Senti, facciamo così. Questa sera dirai che vieni a dormire a casa mia e io invece dirò che resterò a dormire a casa tua, ok? Sì, e poi dopo andremo laggiù. Alla casa delle ombre, sì. Non dico che mi aspettassi un passaggio da una limousine, però neanche da un ferro vecchio come questo. No. Posso arrivare fino a qui, ragazze? Grazie mille, signora, è stato molto gentile. Niente. Un altro minuto di quella puzza e vomitavo. Ci può dire da che parte dobbiamo andare? Io che cosa ne so? Chiudetemi la portiera, per favore. Io dovrei chiudere la portiera, io? Sì, tu, cara. Oh.
torno indietro. Voglio tornare nel mio corpo. Sì, lo so, anch'io voglio tornare nel mio. Come, come? Non posso credere alle mie orecchie. Quindi non ti piace stare nel mio corpo e preferisci il tuo, che è una schifezza? Non è questo. Mi manca la mia vita in ogni suo particolare. Mi manca tanto il mio papà, la mia mamma, il mio cagnolino e il mio fratellino appena nato. Mi manca essere Patty. Sì, sì, è vero, su questo hai perfettamente ragione. Loro sono... Va bene, dai, non divaghiamo. Che dice la tua mappa? Cosa vuoi che dica, Patty? Dice esattamente quello che dice la tua, è la stessa, no? Giusto, hai ragione. Allora, secondo le indicazioni dovremmo andare di là, però potrebbe essere pericoloso. Perché non torniamo indietro, Antonella, se ci succede qualcosa? È vero, qualcosa. Potrebbe essere pericoloso. Quella casa fa paura a te, fa paura anche a me. Ma entrarci adesso è l'unica soluzione. Non vedo l'ora di tornare nel mio corpo. Voglio tornare ad essere una divina. Sì, anch'io. Non vedo l'ora di tornare a essere una popolare. Va bene, tutti i gusti sono gusti. Potresti andare avanti tu. Queste piante mi si appiccicano tutte addosso e sono anche piene di insetti. Non strillare così, Antonella. Fatti leggi, Patty, tu sei la mia guardaspalla, hai capito? No, no, dai, non voglio essere la tua guardaspalla. Sì, invece continua a seguirmi, cerca di non restare indietro. Che c'è? Che cos'è? Una specie di palude. No, io torno a casa, ne ho abbastanza. Patty, aspetta. Perché? Ho degli animali addosso, i moscerini, le zanzare, mandali via, mandali via. No, non è niente addosso, sta tranquilla. Senti, è meglio se non ti agiti così. La situazione è già abbastanza difficile. Noi ora dobbiamo restare unite senza perdere la testa per le sciocchezze. Dobbiamo tornare ognuna nel proprio corpo e anche alla svelta. Va bene. Se tu sei decisa ad andare avanti, allora vengo con te. Se no, no. Sai, mi fai ridere, Antonella. Alla fine cominci davvero a somigliare a Patty. Va bene. Muoviamoci. Io non sono mai riuscita a decifrare la calligrafia di Antonella. È molto disordinata, diciamo. Ce lo scrive davvero con i piedi. Ma ora che vuole essere come Patty in tutto e per tutto. No, Bianca, smettila, non voglio sentire. Ma sei proprio sicura di quello che mi stai dicendo? Certo che sono sicura. Ma come Antonella vuole assomigliare a una come Patty? Non può essere. Tesoro, ti chiedo per favore che questa cosa resti tra noi due, d'accordo? Non deve uscire da qui, non deve saperlo nessuno. È stata proprio lei a dirmelo. Antonella vuole essere esattamente come Patty. Antonella vuole essere come Patty. Ah, questo è il massimo, davvero. Anch'io all'inizio ci sono rimasta male come te. Ma la notizia me l'ha data proprio Bianca. Questa è una vera catastrofe. Sì, lo capisci, perché se fosse vero noi divine saremmo nei guai. Sì, ma non sareste le sole. Patty, col suo comportamento, ha messo nei guai le popolari, quindi... Già, è vero. Certo, a pensarci bene è molto strano. Ciao. Ragazze, siete arrivate giusto in tempo. Ah, sì, in tempo per cosa? Parli con Pia, cioè con una divina. Sol. Grazie, quanto sei carina. Non credevo fossi carina. E possiamo evitare di litigare? Beh, per cosa siamo arrivate in tempo? Per prendere una decisione. Ci ho riflettuto tanto e con quello che ho saputo non c'è tempo da perdere. Di che si tratta? Dovete decidere, ragazze. Scegliete o me o Patty.
Ti piace? Sì, mi piace tanto. Però non ho molta voglia di festeggiare, sai, con quello che succede. No, no, non si tratta di festeggiare, soltanto di... passare un momento insieme. Volevo pensare solo a noi. Almeno per qualche minuto. A te. A noi. Sai, questo non toglie importanza a tutto quello che succede a Patty, ovviamente. Però è molto bello, tra tanti problemi, avere una persona che mi ama con tutto il cuore e che mi sta vicino. Ella es el agua de mi desierto, la que se roba mis sentimientos. Es la mujer que en la vida yo elegí. Sei tu. Ella es la dueña de mi deseo, la que me ha dado lo que más quiero. Ella es la que me hace feliz. A su lado conocí un mundo lleno de ternura. En su boca sentí la dulzura. Y fue así que entró en mi corazón. Y en sus ojos pude ver la luz. No tengo dudas, ella es la mujer que yo elegí para ser. Scusate, sentiamo all'improvviso, ma. Para ser fe. Starei qui ad ascoltarti cantare tutta la notte, dico davvero, Leandro. Ma ti sei dimenticato il cocktail? Il cocktail. Il cocktail? Quale cocktail? Io voto Giusy. Giusy. Giusy anch'io. Giusy. 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 Molto bene. All'unanimità il gruppo ha preso una decisione. Patty è ufficialmente fuori dalle popolari e Giusy è la nostra nuova capitana. Forte! Un applauso. Benvenuta, Giusy. Grandioso. È la scelta giusta. Ho la brutta sensazione che sia questa la casa delle ombre, Antonella. Già, è davvero inquietante. Va bene, andiamo. Dai, non ti far tirare. Che c'è? Che c'è? Perché fai così? Che succede? Sì, è una semplice finestra illuminata, l'ho vista anch'io, e allora? Ah, sì, è vero. Mamma mia, che fifona che sei, svegliamoci. Quella dovrebbe essere l'entrata, vediamo. Com'è buia. Dai, Patty, facciamoci coraggio e avviciniamoci. Non puoi dimenticare di dirmi una cosa simile. Se non è il caso di farne una tragedia, è che con tutta la storia di Patty... Non mischiare le cose, un conto è il cocktail e un altro conto è l'altra faccenda. Ti ho già chiesto scusa, mi sembra. Che altro devo fare? Voglio che tu mi dica perché non mi hai invitata al cocktail. Questo, no, perché me ne sono dimenticato. Sai, con la storia di nostra figlia e tutto il resto, anch'io mi sono dimenticato di andarci. Non è che ho solo dimenticato di invitare te. Dai, non facciamola ancora più complicata. Vieni con me. Dai, ti cambi e andiamo. No, non vengo. E poi cos'è? Ti faccio pena? Mi inviti perché ti faccio pena? Beh, te lo scordi. No, no, non vengo. Non mi interessa. Non fai assolutamente pena. Io ti amo e ti cantavo anche una canzone per dimostrartelo. Penso sempre a te. Dai, ti aspetto. Cambiati. No. Ci divertiremo. No. Ti prego, Carmen, guarda che me ne vado. È importante per me. Quella importante per te è lei. No, è importante che mi conosca. Sì, che ti conoscano con perché, Paola. Perché non vuoi capire, Carmen? Capisco, ma non capisco perché non mi hai invitata. Ti invito ora. Dai, vieni, tesoro. No, mi fa piacere, no, no, anche no tu. Ci divertiremo, per favore, vieni. No. Me ne vado. Va bene, vai. Meno uno, meno due. Non fare quel sorrisino, tanto non ci vengo. Io vorrei che venissi. Ho detto di no. Me ne vado, Dico sul serio, me ne vado. Se n'è andato. Mattias, sei sicuro che non vuoi rimanere da me a mangiare un panino, una pizza? Senti, Fabio, ti ringrazio dell'invito, ma
Preferisco non lasciare Josie da sola in questo momento. Ma dai, uno spuntino. Cos'è questo rumore? Non lo so. E questo cagnolino? Che ci fa qui? Ho aperto la porta ed è entrato, come se cercasse te. Secondo te cosa vorrà? Non ne ho idea. Forse vuole dirci qualcosa. O portarci in qualche posto. Seguiamolo. Oh, non lo so, non so che dirti, Carmen. Mi hai assunta come babysitter. Non pensavo di mettermi a fare anche l'investigatrice privata. Non ti sto chiedendo chissà che. È meno complicato di quello che pensi. Devi solo seguire Leandro. Senza che se ne accorga, è ovvio, altrimenti si insospettisce. Non mi sembra così difficile. Ascolta, Carmen, posso proporti una cosa in alternativa? Se ti va, io, ecco, posso fare... Cosa? Posso fare un... Non ecco, capisco. Un cosa? Che cosa puoi fare? Da quello che intuisco, tu hai dei problemi con un'altra persona, no? No. Con Paola. Io ho dei problemi con Paola? No, Socorro, sei fuori strada. Io ti ho semplicemente chiesto se potevi seguire Leandro per vedere se va dove dice di andare. Non puoi riferirlo a nessuno. Non si tratta di gelosia, io non sono tenertelo dentro, guarda, se non vuoi chiamarla gelosia, chiamala in un altro modo, che so, Zeta, ecco, sì, chiamala Zeta, però dimmelo. Sì, Zeta. Hai visto? Hai visto? Zeta, lo ammetto, sì, sono gelosa di Paola. Va bene. Poco gelosa, però non tanto. D'accordo, tanto poco non importa. Come ti dicevo prima, io le posso ancora fare... Ma che fai? Metti il sale, metti l'origano sulla pizza. Un incantesimo. Un modo certo per allontanare Paola per sempre. Un incantesimo? No, sì. no, ti prego, non dire assurdità, Socorro. Anzi, sai una cosa? Facciamo finta che questa conversazione non abbia mai avuto luogo, va bene? Dimentica tutto quello che ti ho detto. Oggi noi non ci siamo viste. Però, se vado sono a prepararmi qualcosa, se vuoi scusarmi, mi è venuta fame. Ma sì, un bel incantesimo glielo faccio lo stesso. Eccomi. Scusa se ti ho fatto aspettare. Sei pronto? Sì, andiamo. Complimenti, Leandro, sei davvero uno schianto. Grazie. Siete ancora qui? Allora, bene. Vi auguro buon divertimento, visto che andate al cocktail. Passate una bella serata. Vi auguro di stare bene, di mangiare e di bere. Scusatemi, grazie, ma io ho delle cose da fare. È sicura che non vuoi venire? No, ci vediamo dopo. Leandro? Sì? Forse è meglio se non vieni. Tua moglie mi sembra piuttosto arrabbiata. Sì, è vero, ma non perché vengo con te al cocktail. È per la storia di Patty. Ma non ti preoccupare. Sicuro? Andiamo? Sì, sicuro. Ora però andiamo. No, aspettate un attimo. Non potete andarvene senza aver prima bevuto questo. È buono. Magari un'altra volta. Ma l'ho preparato per voi. Anzi, per te, Paola. È una bevanda che ci tramandiamo da generazioni. Ti va di assaggiarla? Va bene, sentiamo com'è. Sei sicura? Sai, l'ho fatto con tanto amore che sarebbe un peccato berlo. Allora? Ottimo, una vera delizia. Vogliamo andare? Andiamo. Ciao, bellissimo. Buonasera. Ciao, buonasera. Come va? Come stai? Come stai? Salve, salve. Lui e Leandro. Salve, come va? Guarda chi c'è. Come state? Ciao. Ciao. Lui e Leandro. Salve, buonasera. Come va? Vieni, ti voglio presentare ai produttori. Bene. Che succede? Va tutto bene? Ti senti male? No. No? No, tranquillo, sto benissimo. Senti, vuoi che torniamo a casa? No. Ma stai bene? Sì. Sì, e tu come stai? Ma io bene. Sì. Stai bene? Sì, stai bene. Che ti succede? Niente. Anzi, per meglio dire... tutto. Cioè, in che senso? Ma che fai? Indietro, chiaro? Muoviamoci!